La firma digitale remota ha una durata contrattuale di 3 anni, calcolati a partire dalla data di attivazione del servizio, e puoi rinnovarla a partire da 2 mesi prima della scadenza del certificato. Durante questo periodo, Aruba ti invierà avvisi di scadenza all'indirizzo email di riferimento associato al tuo account Aruba e all'indirizzo email associato al tuo certificato di firma remota, lo stesso che hai indicato in fase di ordine. Se non rinnovi entro la data di scadenza, il certificato non potrà più essere rinnovato e dovrai acquistare un nuovo kit di firma remota. Per iniziare, accedi al link ricevuto nell'email del rinnovo oppure all'indirizzo www.pec.it. Dal menu Gestione e supporto, seleziona la voce Firma digitale e poi clicca Rinnova. Seleziona il pulsante Rinnova corrispondente al servizio Firma digitale remota. Ti informo che al fine di proseguire correttamente con la procedura ti occorrono il nome utente di firma remota, la relativa password e un dispositivo OTP associato. Poi prosegui. Da questa schermata inserisci nei rispettivi campi il codice rinnovo e il codice fiscale, gli stessi riportati nell'email di avviso scadenza che hai ricevuto da parte di Aruba. Prosegui, indica se sei in possesso o meno di un codice convenzione. Alla schermata successiva verifica oppure modifica i dati titolare associati al tuo certificato di firma remota. Ti informo che non potrai modificare il nome, il cognome, il codice fiscale, la data e la provincia di nascita, poiché sono i dati identificativi del certificato. Se errati, è necessario revocare il certificato ed effettuare un nuovo acquisto con i dati corretti. Solo se l'account Aruba che hai utilizzato per eseguire l'ordine è intestato a un'azienda, il sistema ti mostra i dati di fatturazione che potrai modificare, ad eccezione della ragione sociale e della partita IVA. Dopo aver verificato la correttezza dei dati, clicca Prosegui per continuare. A questo punto, firma digitalmente il modulo richiesta inserendo il nome utente della tua firma remota, la relativa password e il PIN OTP generato tramite app o dispositivo fisico. Clicca Prosegui per continuare. Accetta le condizioni contrattuali, seleziona la modalità di pagamento desiderata e clicca Conferma per ultimare la procedura. L'ordine di rinnovo è salvato e riceverai un'email di conferma. Procedi con il pagamento dal pulsante Paga ora e solo a seguito della registrazione del pagamento il rinnovo è completato. Il certificato si rinnoverà in automatico la notte della scadenza del precedente.